Questo programma è offerto da Supermercati Doc e Famila Superstore. Rendiamo accessibile la spesa di grande qualità. Così ti impari Oxidamba. Così ti impari Oxidamba. Come disse un vecchio saggio di Atene, così ti impari. Ma dai, vai. Ma dai, Socrate lo disse. Così ti impari Oxidamba. Così ti impari Quante cose scopriremo insieme su Telepari. Veramente, sciacchio. Se Pirandello fosse nato in via Manzoni, se i meteoriti fossero piccoli chiangoni, così ti impari su Telepari. Se Ulisse avesse fatto tappa pure in Puglia e avesse fatto innamorare una di genie, così ti impari su Radio Bari, in TV, in radio e sui social. Oxidamba. E ci vedi che io. Bonjour. No, che c'è il francese? Quando faremo la rivoluzione francese entrerò dicendo bonjour. Oggi invece entro dicendo ave, che poi a Bari sarebbe Awe. L'abbiamo visto ieri. Buongiorno, benvenuti alla tredicesima. Benvenuti alla tredicesima, così a dicembre, mio nonno così fa. Benvenuti alla tredicesima, giusto? No, benvenuti alla tredicesima puntata di Così ti impari. Ciao ragazzi, buongiorno. Oggi vi voglio belli, tosti, perché dobbiamo analizzare la seconda parte di quello che stavamo raccontando ieri, la storia in salsa nostrana, pugliese e lucana di Giulio Cesare. Qui davanti a te, Giulio Cesare. È tornato e si sente dalle noi. Ieri è stata una giornata idilliaca, perché non c'era Gonnella, c'era Gentile, che nonostante fa il bidello in questa classe, era più professore alunno perfetto di Gonnella. Gonnella, Gonnella. Oh, salutiamo i nostri sponsor Doc e Famila. Salutiamo tutto il pubblico di Telebari Radio Bari. Ci potete seguire anche su Facebook e potete chiamare allo 080 501 46 68 oppure fare un bellissimo messaggio vocale lungo anche 18 minuti. Brevi e concisi allo 080 501 99 98. Bene, appello. De Sandi di nuovo assente. De Sandi, infatti questa classe senza De Sandi al primo banco trotta di meno, perché ad esempio a personaggi come Gonnella, poi c'è Semplice, poi c'è Gino Latilla, Lo Russo, Socratino non c'è, che bello, la settimana prossima dice che torna. La piccola Chiara insieme alla piccola Chetti, la Vopa, e c'è pure Francesco Terlizzese, che è venuto una volta, poi non è venuto. Insomma, Francesco, devi avere un po' più di costanza, va bene? Altrimenti fuori, ti metto vicino a Gentile o vicino a Gianluigi Maggi, come preferisci. Oh, ok. Chi è? Così ti impari, Telebari. Che bello, questi sono alunni del primo anno, oppure della scuola materna, che vogliono entrare in questa classe interattiva, non iperattiva, interattiva, perché dovete parlare sempre in maniera educata, su alzata di mano, io vi vedo, look my eyes, ok. Oggi è mercoledì, da dove deriva il termine mercoledì? Scena muta. Il mercoledì non è quello della serie televisiva, No, è da Mercury Dies, cioè non è la giornata di Freddie Mercury, Gonnella. Stava già mettendo The Show Must Go On. Già l'ho visto che stava partendo con innuendo. Oh, è il giorno dedicato al dio Mercurio, che non è il protettore dei termometri, ma è bensì il dio degli scambi, del commercio, della comunicazione, dei viaggi, della velocità, dell'eloquenza, il messaggero degli dei, Hermes per gli antichi greci, Mercurio per i romani. Oh, era figlio di Giove e di Maia. Ah, perché ha fatto il segno dell'ape, Maia, Madonna santa, ragazzi. Maia è la ninfa barra dea della fecondità. E comunque Mercurio ci porterà fortuna. Oggi è mercoledì e continuiamo con Giulio Cesare. Giulio Cesare, come Mercurio era a favore agli scambi commerciali, Giulio Cesare non è uno, ma lasciamo stare, non stavo dicendo scambista, no, è un comunicatore per eccellenza, perché Giulio Cesare fu l'imperatore. Ieri abbiamo usato un termine
Madonna, da solo mi sono detto, che bel termine, invece non era mio, era degli storici, non invento niente io. È il dittatore democratico, capito? Come quando uno dice buono pieno di sì, quello è un buono pieno di sì, capito? Questa è un'antitesi. Oh, in questa lezione affronteremo appunto dei temi legati alla sua figura. Vi ricordate quello che è successo ieri? Terlizzese, tu ieri non c'eri, non parlare con Gonnell. Gonnella manco c'era. E chi mi può fare il riassunto? Nessuno. Oh, perché così succede. Gentile, puoi fare il riassunto? Oh, per piacere, Giulio Cesare, ti è piaciuto? Oh, a posto. Meno male. Oh. Perché così succede. Quando c'è troppa invidia e tutti parlano alle tue spalle, come è successo a Giulio Cesare, scatto pallone. Così diceva, scusate, questo è un francesismo della signora di rimpetto. Oh, va bene. Quindi Cesare, il messaggio che avrei voluto mandare a Cesare è Iaprelec, che ad Aikiut non ci vuole nulla. Bene, come si dice dalle vostre parti questo termine in un'altra maniera? C'è un altro modo per dire Iaprelec, che ad Aikiut non ci vuole nulla? Perché a noi è troppo lungo. Una cosa più sintetica, forse, visto che il dialetto è sintesi, va bene? Allo 080 501 99 98 chiamate. Allo 080 501 46 68 chiamate. Scusate, ho sbagliato, ho invertito i numeri. Madonna, capito, sta. Al 99 98 invece i messaggi vocali, mi raccomando. Allora, insomma, come scrisse Cicerone? Gonnella, chi è Cicerone? Chi è Cicerone? La pizzeria, ma cosa va a mangiare, pezzo? Madonna santa. Cioè, scrisse testualmente in latino che Cesare era un kit, che avete capito, era nel senso un kit, nel senso un pacchetto completo, perché era un ingegno di ponderazione, diligenza, cultura, perché Cesare fu anche scrittore, scrisse il De Bello Gallico. Ieri abbiamo parlato dei galli, ti ricordi? Gentile, ti ricordi i galli? Oh, abbiamo parlato del De Bello Civile, Vi dicono niente questi scritti? Niente, proprio niente. Oggi proprio è incredibile, non vi dicono niente. Tutti lui li ha scritti, De Bello Gallico, De Bello Civile, insomma, guagnon, se deve fare proprio a me. Cioè, e prima degli altri aveva capito Giulio Cesare che Roma doveva passare ad un'idea di impero. Il passaggio da Repubblica ad impero lo aveva... l'olfatto delicato, e quindi aveva sentito che c'era questa esigenza. Infatti poi parleremo nel corso di questa stagione dell'impero augusteo, Augusto che è nato, quando è nato Augusto? A settembre. Madonna, Gonnella, veramente, non c'ho. fatti l'applauso da solo. Tutto questo essere amato dal popolo nonostante fosse un dittatore, questo suo continuo passaggio verso la tirannia diversa da quella che siamo abituati a conoscere noi, dava fastidio ai senatori. E quindi il 15 marzo, segnate questa data, segna Terlizzese, scrivi 15 marzo del 44 avanti Cristo, bravo, guarda come scrive bene, addirittura, ma facciamo progressi, inizio della primavera praticamente, giù facen la fest. Che cos'è questo suono? Un complotto organizzato da chi? Da ca? Mi raccomando. Da chi è organizzato sto complotto? Gonnella, ti voglio sentire. Da Cass? Da Cassi? È incredibile. Ragazzi, me ne devo andare. Da Cassio! Cassio! Vediamo, c'è una telefonata. Vediamo se c'è qualcuno che mi tira un po' sul morale. Prego, pronto? Ave sempre, maestro! Ave a te! Ma conosci Aveninchi? Ehi, per piacere, ehi. C'è un modo per far sì che il cassino passi attraverso la telecamera e da arriva in bronda? Dove stai tu? Chi sei? Non c'è la Palo del Colle. Fino a Palo del Colle. Avenina non dite che è la Palo del Colle. Di acchiappa. Questa... Aveninchi, grande Aveninchi. Oh, che bella, un'attrice, una conduttrice. Bellissima attrice, famosa. Famosa per noi che sembra veramente ormai... nell'età pensionabile, perché un ragazzo di oggi non la conosce. E gli altri no, non li conosco. Andate a cercare Aveninchi, era un personaggio soprattutto anche televisivo, oltre che cinematografico, degli anni 50, 60, ha fatto i film con Totò, dava le ricette, insomma, precursivo. Ciao, cangio. Allora, sì, lo conosco Aveninchi, per questo è chiamato. No, io volevo parlare della moglie di Giulio Cesare, femmina. Mi stai anticipando e questo mi piace molto. Chi era? Come si chiamava? Cornelia. Sì, Cornelia. Madonna,
Madonna santa, ma vuoi dire c'è? Cornelia si chiama. Calpurnia. Calpurnia. C'è Cornelia. Oh, Cornelia Calpurnia si chiama. Ah, tutte e due i nomi, hai detto nome e cognome, bravo, non sapevo, io pensavo fosse Madonna santa. Mi hai fatto prendere una Cornelia Calpurnia, il nome vero è proprio Calpurnia. Cornelia, no Carnelia. No, no Carnelia, cioè, c'è il carne, c'è la macellaia, la ma. Cornelia no, Calpurnia. No. Calpurnia, sì. Più famosa col nome Calpurnia, capito? Perché Calpurnia, sì. Soprattutto l'Ave Cesare di Shakespeare, Calpurnia. Ma bravo Jackie, dai, va bene, va bene. Ma che volevi da Calpurnia? No, una bella femmina. Ma a questo è orario di... scusami, scusami, giù si è parlato di ieri quelli là che erano belli uomini. Io non posso parlare delle belle donne, scusami. È normale, ti do anche la precedenza se apri questo discorso. Oh! Beh, ci sentiamo. Ciao Jackie, ciao. Grazie, grazie di aver scherzato con noi, grazie mille. Vabbè, Cassio è quello che aveva organizzato quindi l'uccisione di Cesare e disse sia fatta giustizia e perisca pure il mondo. Cioè, Steve Nervous, tutti i problemi suoi. Ma Cassio, Cassio. Cassio faceva parte della gens Cassia, quindi famosa perché rompeva un po' le scatole, la gens scatole. Vabbè, fu perdonato la prima volta. Maestro, posso andare alla toilette? Ma tu vieni qua al bagno per andare alla toilette, fammi capire. E che cavolo, che Cassio, che Cassio, sto parlando di Cassio. Apparteneva alla gens Cassia, fu perdonato la prima volta, ma poi fuggì dopo l'uccisione di Cesare. Poi ci arriveremo dopo perché aveva paura della rappresaglia organizzata in maniera intelligente e tattica da Marco Antonio. Pensate che Cassio, da Dante, è stato messo nell'ultimo girone dell'inferno, proprio la zozza della zozza, dobbiedo, non ci sono nessuno, capito? Cioè, sta insieme a Bruto, che era il figlioccio di Cesare, che quindi meritava, avendolo tradito pure lui, ci arriveremo, e poi c'è Giuda, cioè dopo di loro, stesso è Belzebù, capito? Quindi Cassio è sinonimo proprio di persona infima, va bene? Andiamo avanti, andiamo avanti. Quindi ogni senatore si era avvicinato e si recava verso il Senato con un coltello. Coltello, e cioè, coltello. E cioè, questo è mia nonna, dice il coltello, la salsiccia, coltello. Non Davide, e oggi, di nuovo di Giulio Cesare stai parlando. Giù, e quando è puntata da fare questo? Quale che voglio io? Non lo so, Anon. Fai una bella cosa. La biografia di Albano, la storia di amore che è con la Romina Power, beh. Quelle, oppure ne so, tutte le canzoni, spiega le canzoni di Claudio Villa, Gino Latilla. Come è la non è? Gli idea di Stikov. Io ti dissi a te l'altro giorno, vieni ma aggiustare la televisione, a sintonizzare, che non si vede più Rai 1, Rai 2, non si vede, no, si vede a salute, udici a sé, telebar. Allora, a questo punto, visto che ti devo vedere a te, ti devo tenere sempre avanti agli occhi, via fare la critica. E me la nonna, è normale la nonna. Scusa. Vieni a aggiustare la televisione, perché uno mi si è sempre preso a me invece bene da prima. Con due televisioni, una avanti e una là. Ma che udi, pa! Per addestrare il signore. Ecco, se potete adesso, mettiamo delle parti. Il programma della cucina, che poi, vede, non capisci meno. Madonna, ma, ti piace? Ma, parli di un'altra cosa. Va bene. Arresti tu capo, tu giugno cesco. Chiudi! L'hanno fatto fuori. Ci sarà pure un motivo. Basta! Ci vuole tra di te cosa. Beh, ciao la non, ciao. Ehi, io sporto un po' di carne cavallo. Per piacere! Per piacere, vuoi chiudere questa qua? Pubblicità! È incredibile! Così ti impari in me. Basta un po'. E giù è di più. Nelle case degli italiani la qualità dei prodotti è in pericolo per colpa di cattivo gusto. E biscrausi! Qualcuno deve prendersi cura di loro. Qualità difesa. Che con i prodotti Selex rende la qualità accessibile a tutti. Selezioniamo i migliori produttori italiani e garantiamo così prodotti buoni, sostenibili e sempre convenienti. Per noi di Selex la qualità è tutto, nei migliori supermercati e anche online. Selex non racconta storie. Così ti impari in me. E giù è il chio. Ave, ave Cesare. Giù dicevano tutti, chi de bella e chi de brut,
Ave, ave Cesare, giù da Cevena l'Alde, chi da curte chi di Alde. Pure tu, pure tu, pure tu, cauve di ste scnecchia, nu curtide non si sapute sparagna. Pure tu, pure tu, pure tu, cau sapiste mbabuescia, na mattina da marzo faci sta rezzeca. Sotto la vista di due galandomene, se nascondono core delle pomene. Oh, bentornati, bentornati. Questo è un pezzo di Ave Cesare, di una colonna sonora di uno spettacolo bellissimo di cui parleremo anche la settimana prossima. Buongiorno, analizzer- professore, sono Giusi. Ciao Giusi. Quoque tu brutto filimi è stata la prima esternazione latina che ho imparato a pronunciare grazie alla buonanima della maestra Gianna in terza elementare. Fu appunto detta da Giulio Cesare a suo figlio Bruto quando è stato pugnalato alle spalle. Bravo. Secondo me aveva anche un po' di rancore per il brutto nome che gli aveva dato. Comunque ieri hai definito Chiavi con Giulio Cesare, oggi l'hai definito Nubune Kinesiv, perché ricorda un personaggio storico barese, era uno dei comandanti della caserma Picca, che insomma era tanto bravo nel suo mestiere, però comunque era Nubune Kinesiv, perché gestiva malaffare, prostituzione anche minorile nel palazzo che sorgeva di fronte alla caserma Picca, che era un rudere, era un palazzo, uno scheletro di palazzo, non era mai stato finito di costruire. E insomma lui lo chiamavano Guamar perché era tra virgolette un chiavico. Comunque da noi apri gli occhi che a chiudere non ci vuole niente, si dice pure stai andando a tornare attorno. Ciao ciao. Bellissimo, staci rana 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 rana. Grazie Giussi, Giussi. Giussi è veramente una alunna modello. Gli metterò veramente oggi, gli metto un bel 9. Brava Giussi. E dice sempre cose interessanti. Volevo dire a Jackie che Jackie Cornelia, avevo ragione io, la moglie di cui parliamo nell'uccisione era Calpurnia, non aveva un doppio nome. Cornelia era un'altra moglie di Giulio Cesare, forse la prima, che morì dopo il parto. Sono andato a controllare perché mi avevi messo in dubbio. Comunque bravo, perché sei stato non preciso, ma non avevi detto una cosa sbagliata. Una delle mogli di Giulio Cesare era Cornelia, mentre quella che intendo io è Calpurnia, quella del sonno. Infatti quando ogni senatore si avvicinò al Senato con il coltello critica, lo volevano zagare. Sapete che significa zagare? Zagare deriva dallo spagnolo azagaia, cioè azagaia, cioè la zagaia nei paesi dell'entroterra barese. Sapete che è il piccolo, la piccola spada, il piccolo giavellotto. Lo volevano zagare e lo uccisero. La moglie di Cesare, appunto dell'epoca, Calpurnia, se lo sentiva e aveva fatto un brutto sogno da tendagnola qual era. Non andare, Cesare, non andare, che ti vogliono zagare, fa pure rima. Ma Cesare disse: Calpurnia, amore mio, questo è l'effetto del calzone di cipolla che fai ogni sera, capito? E tu fai brutti sogni e mo ci vado di mezzo sempre io. E Calpurnia dice: però come tu frico calzone di cipolla, mica dici no, hai capito? Solamente che Calpurnia gli prendeva proprio allo stomaco il reflusso esofageo e quindi faceva brutti incubi. Cesare aveva la capa tosta e non gli dette Adenza. Che significa Adenza? A Vincenza? No, Adenza è deriva dal latino audienzia, cioè dare no, ascolto, prestare ascolto. Non dare Adenza, dana Adenza, e non prestare ascolto. Allora, quindi, grazie, non c'è bisogno, mi raccomando, ancora a mangiare stai della ricreazione da Moca Fru, ma deve finire l'ora, vabbè. Quindi i sogni di Calpurnia sono proprio sogni marzullabili, cioè se stava a Marzullo potrebbe fare una puntata su Calpurnia, però a me non la chiama, perché sennò lo share cala. E quindi questa uccisione è rimasta nella storia come le Idi di marzo, il 15 marzo. E quindi, avete capito? Cesare aveva proprio... Ecco perché si dice, te la vedi tu e il mese di marzo, per le Idi. No, vabbè, lasciamo stare. Quando arriva al Senato, dopo che si distrassero il suo fedele Marco Antonio, Ufacer ne venei 23 coltellate, comprese quello di Bruto, l'ha detto Giusi. E lui disse, anche tu, Bruto, figlio mio, che in latino è tu cuoco e Bruto, fili mi. Questa è la versione latina. Se fosse stata Bari avrebbe detto pure tu Bruto ti stai vilacchiando? Questo deve vedere. Ma alcuni storici, Sciuquanare sarebbe il buon tempone, concordano che da moribondo l'ultima frase Giulio Cesare l'avrebbe rivolta alla moglie. E mentre stava morendo Giulio Cesare, dite a Calpurnia, mia moglie, che il calzone di cipolla che fa lei è buono, ma è meglio quel che fa mamma. E morì.
teacher, sono la piccola Chiara. Succede sempre così. Se sei la bocca della verità, subito ti tradiscono. Come al nostro povero Giulio. Il Cesare resta il king dell'antichità. E io sono contro la senatizzazione di Roma. Bye bye. Tu sei contro tutto, tu dovresti essere un po' contro te stessa, piccola Chiara. Contro la chiarificazione dovresti essere. Vabbè, comunque. Dopo di lui la situazione di certo non migliorò, perché Umacid, tasse, rifiuti, multe non pagate, insomma Umacid successe. E poi però arrivò poi l'età augustea, ma questo ne parleremo un'altra volta. Comunque avete allo 080 501 46 68 o allo 080 501 99 98 come messaggio vocale, mi dovete dire come si dice nella vostra città gli aprilecchi, che dai chi non ci vuole, no, sintetizziamolo, va bene. Buongiorno Davide, Ave Davide, Awe Davide. Ciao. Sono io, Chicca. Ciao Chicca. Allora, a Barletta, apri gli occhi, che a chiuderli non ti ci vuole poi tanto, si dice gli aprilecchi, ma lo diceva sempre mio padre quando mi dava i consigli, va bene? Grazie. Ciao a tutti, buona giornata. Ma certe volte questa chiusura non mi faccio gli aprilecchi. Cioè, è bello, vabbè, ognuno, però è troppo ioplu. Cioè, vabbè, vi parlate così, ioplu. Bellissimo, bellissimo, bellissimo. Grazie, Chicca. Allora, Marco Antonio, volevo aprire una parentesi su Marco Antonio, che era l'ultimo fedele amico di Giulio Cesare, l'ultimo che davanti al corpo insanguinato di Giulio Cesare accese gli animi del popolo e fece quel discorso memorabile contro i senatori e contro chi aveva fatto la congiura. Però fu furbo, fu un discorso tattico, come... gli dette corda, gli dette ragione, tanto accese solo gli animi del popolo e il popolo poi si rese conto della perdita che avevano avuto e quindi tutti poi si dettero alla fuga. Il discorso in rime di Giulio Cesare, quello che inizia famoso, fatto amici romani, concittadini, prestatemi orecchio. Io lo vorrei fare in barese, posso, Gonnella? Che base stai mettendo, Gonnella? Campagne, barese, cristiane di città e di campagne, dat ma adenzo. Vengo a pricuare Cesare e non a farlo montare di capa. Brutto io un cristiano satasà, e dice che Cesare gli è venuto a fuoco, ambizioso. Ma usit capito no, che questo capicchiappo fes, così avrebbe dovuto chiudere se fosse nato, stato nato, fosse nato a Carrassi, così. E l'ultima frase del, che dice Marco Antonio, in inglese, quella di Shakespeare, my heart is in the coffin with, there with Cesare. Cioè, u cor me, se io non ho avuto di Cesare, enzima iet. Brutta, che brutta, madonna, brutta, utavo. Dal saracino tabut, si dice così, se vai in Nord Africa dicono tabut, va bene? Comunque questa è una mia versione, ma veramente vi posso consigliare La femmina qualunque di Vito Carofilo, che scrisse le opere di Shakespeare, i quadri di Shakespeare tradotti in maniera esemplare, veramente straordinario, ne parleremo di quel libro. Comunque adesso vi voglio dire una cosa, ci siamo, sì, Cesare, allora secondo voi Cesare, Se avesse parlato barese, avrebbe scelto in un momento prima di morire una frase tipica del latino barese, perché voi dovete sapere che dal latino noi abbiamo preso un sacco di frasi. Ad esempio, vi è capitato mai di sentire un nonno che dice Capdus vicins? Ti è capitato mai, Gonnella? Capdus vicins, ti è capitato? Beh, non si capisce se gli è capitato o no. Esprime un senso di nullità. Bene, voi dovete sapere che deriva questo cap de civicins da caput sine censu. Bellissimo, capito? Cioè le persone che non avevano a quell'epoca reddito, quindi contavano poco da un punto di vista politico, sociale. Allora, per dire cap de civicins è un gioco di parole con caput sine censu, va bene? Io dopo questa chicca cesariana, latiniana, romana, antica romana, storica, vi do appuntamento a domani. Saluto a Matma tutti quanti, soprattutto a Calpurnia. Così ti impari me. Oxidamba. Così ti impari. Oxidamba. Come disse un vecchio saggio di Atene, così ti impari. Ma dai, Socrate lo disse. Così ti impari me. Oxidamba. Così ti impari. Oxidamba. Quante cose scopriremo insieme su Telebari. Veramente, sciacchio. Se Pirandello fosse nato in via Manzoni, se i meteoriti fossero piccoli chiangoni, così ti impari su Telebari.
se Ulisse avesse fatto tappa pure in Puglia e avesse fatto innamorare una di Genie. Così ti impari su Radio Bari, in TV, in radio e sui social. Down Bar. E su Elchio. Questo programma è offerto da Supermercati Doc e Famila Superstore. Rendiamo accessibile la spesa di grande qualità. Nelle case degli italiani la qualità dei prodotti è in pericolo per colpa di cattivo gusto. E biscrausi. Qualcuno deve prendersi cura di loro. Qualità Difesa, che con i prodotti Selex rende la qualità accessibile a tutti. Selezioniamo i migliori produttori italiani e garantiamo così prodotti buoni, sostenibili e sempre convenienti. Per noi di Selex la qualità è tutto, nei migliori supermercati e anche online. Selex non racconta storie.